da Terre Estreme 2020, Alvaro De Anna l'organizzatore. Siamo tornati nel Veneto, siamo tornati a Mogliano, siamo tornati a Villa Braida. La sede di 2 anni fa ritorna cornice di questo evento importantissimo dedicato a quei vini ancora più difficili da produrre perché arrivano dalle terre estreme. Alvaro, una bella manifestazione. Grazie, è la 8ª manifestazione che facciamo tra Italia e l'estero. È iniziata con un sacco di belle presenze ed è un successo. Sono molto contento. Allora, quali le differenze rispetto, per esempio, allo scorso anno, a parte la sede storica, che anche l'anno scorso ci ha visti in un palazzo d'epoca trevigiano, però mi pare, ad esempio, l'entrata dei vini greci. Sì, quest'anno ci sono 6 cantine della Grecia, dalle isole di Santorini, Cipro e il Peloponneso, che sono presenti con 6 cantine e 12 etichette. Allora, abbiamo detto più volte vini da terre estreme, sono quelle piccole isole, sono quelle colline, quelle montagne dove produrre vino, ho detto, è ancora più difficile, cioè il lavoro dell'uomo è più importante ancora. Sì, il lavoro dell'uomo è essenziale, insomma dovremmo dire vignaioli eroici più che vini eroici, perché l'eroicità di questi personaggi è veramente unica e fanno dei grandi vini unici. Tutto lavorato a mano, tutto con grande fatica, piccole quantità, grande qualità. Parlando di Italia, oltre 50 cantine, oltre 300 etichette, da Pantelleria alla Valle d'Aosta, da Pantelleria al Trentino. C'è un po' tutta Italia. È rappresentata, sì, tutta l'enologia eroica dell'Italia. Non sono solo dall'Italia, però abbiamo anche delle presenze dalla Croazia, con l'Istria e la Dalmazia, e poi i Greci e la Serbia. C'è anche una cantina che ci segue da qualche anno, prodotta da dei monaci ortodossi che hanno dei grandi vini rossi. Però ricordiamo che la tua organizzazione non è limitata all'Italia. Perché? Perché i vini da terre estreme viaggiano per il mondo. Tu li porti, sei ambasciatore di questi vini in molti paesi del mondo, con manifestazioni. Sì, siamo stati in Giappone, in California, in Colorado, adesso andiamo in Colorado, stiamo andando in Ucraina ed nel nord Europa, sì, li portiamo in giro un po' dappertutto e piacciono moltissimo proprio questo format dei vini eroici in paesi dove sono già i vini sono già maturi, piacciono molto, è un po' una chicca italiana. Ti faccio un'ultima domanda, qual è il futuro di questi vini? Mi spiego meglio, l'importanza per il domani sarà la qualità, l'unicità e la diversità dei nostri vini. Beh, io spero che rimangano così, unici, di qualità, con i vini del territorio. Questo è ciò che paga, francamente, all'estero. Tutto questo è il mondo di vini da terre estreme.